Medici di famiglia e farmacisti in rete, con Alcuni almeno sì, all'inizio. nell'ambito della Sì, sperimentazione, per quella dimostrare che selezione, funziona. esatto, con una scheda elettronica Semplice che semplice. misura degli endpoint validati. E come dire, alimentata dal farmacista per quello che riguarda la sua parte, alimentata dal medico per quello che concerne la sua, e poi, insomma, Cosa ha portato? esatto. Quanto abbiamo speso per questa continuità terapeutica e che cosa ha portato rispetto a coloro che invece questa cosa non l'hanno fatta? La si potrebbe avviare anche su farmaci che sono nel PHT anziché. Anche questo va bene, la domanda che ci facciamo tutti è: i farmaci di larghissimo impiego, cosa succede sugli endpoint reali? Cosa succede su questi farmaci? Quant'è l'aderenza vera? Per esempio, di antipertensivi. E veramente la pressione si abbassa? Come si abbassa? Sì, ma tanto io mi misuro a casa, ho preso il mio coso, lo faccio e ho il mio tagliandino scritto. E con tutto rispetto, mi sembra che un professionista della salute come un farmacista e che lo metta su un registro, su una piccola scheda, mi dà più sicurezza del fatto che quei dati, uno, non vengano persi, due, siano fatti in condizioni sempre uguali, identiche. No, devo avere un minimo, non è che sto creando la NASA, però un minimo che possa poi validare quei dati, ecco, questo ci servirebbe. La scala ideale come territorio a livello di distretto, regione, Sì, anche di come distretto. sperimentazione Sì, ho intendo. capito, sì, anche di distretto o vedere alcuni distretti che poi lì, per esempio, la regione ovviamente avrebbe, dovrebbe più che avrebbe, proprio il ruolo di dire: a me interessa questo percorso terapeutico di questa, per esempio, PHT, la gente potrebbe dire: no, ma a me non interessano i miei diuretici, quello non mi interessa, voglio vedere questo percorso in questo distretto rispetto a questo altro distretto, ok? In cui io noto delle criticità in alcune prescrizioni, in alcuni ricoveri, in alcune aree. Questo, tra l'altro, devo dire che fatto bene assicurerebbe anche la privacy, perché il medico basterebbe mettere soltanto una criptazione dell'eventuale codice fiscale, piuttosto che altro, si deve sapere che quel paziente ha fatto quel percorso, ma che non è quella persona. Questo non è necessario. Poi, quando i dati sono aggregati, si vede semplicemente che in quel distretto, come diceva lei, coloro che hanno aderito al programma statina ipertensione, medicina generale, Federpharma, eccetera, hanno degli outcome migliori di quelli che non hanno aderito, va dimostrato. Come dire, un progetto di questo genere, una sperimentazione di questo genere, e poi i dati che ne verrebbero fuori potrebbero anche essere una base ottima per rivendicare poi una remunerazione sui servizi Sì, se questo dimostra in maniera chiara e terza, perché ovviamente ecco, il ruolo dell'agenzia, mi permetto, è quello di essere diciamo una controparte, una piattaforma comune in cui gli attori sono anche pochi, perché sono i pazienti, i prescrittori, ovviamente, i prescrittori è gli healthcare professional, quindi i farmacisti, infermieri, cioè tutti quelli che fanno parte di questo, e ovviamente la parte del regolatorio nostra e le industrie, quelle cose le producono, perché se loro possono dire: ma guarda che io con questo programma, in questo modo, ho avuto un valore economico misurabile sulla farmacoeconomia di sistema, sono certo che questo ha un valore misurabile, quindi remunerabile. Abbiamo toccato il tema remunerazione. L'AIFA ha contrattato quell'accordo del 16 ottobre, poi è successo quel che è successo. Adesso la palla torna al Ministero, stiamo aspettando il decreto. Però le chiedo quanto è forte, quanto è concreta la possibilità che la riforma della remunerazione poi possa anche agevolare quella flessibilità del PHT che dicevamo. Beh, l'ha fatta in questo spirito, cioè noi siamo, come voi sapete, ci hanno dato questo incarico, è non facile, lo abbiamo interpretato, credo, nel migliore dei modi. Questa è una delle cose che ci sono state riconosciute da tutti i membri della filiera, ma perché? Perché abbiamo interpretato il fatto che fosse necessario modificare l'attuale sistema di remunerazione. Non stiamo dicendo che quella che abbiamo siglato, che è una ipotesi, infatti, una bozza di accordo, sia la migliore ipotesi possibile, però sicuramente manifestava la volontà dell'agenzia di favorire, nei confronti dei vari portatori di interessi della filiera, una revisione della remunerazione che sottendeva a una revisione del concetto di farmacia in genere di quella parte della filiera. Perché?
perché ritenevamo e riteniamo che il sistema abbia bisogno in alcuni casi di cure un po' più vigorose, in altre delle revisioni, e diventa difficile fare delle revisioni significative senza cambiare niente. Cioè, a un certo punto qualcuno deve rendersi conto che c'è sì il salto un po' nel vuoto, cioè il tentativo di fare qualcosa di nuovo. Infatti era una bozza che già prevedeva un sistema di compensazione, diceva: se non va bene, lei se lo ricorda bene, entro un anno. Già c'era scritto, quindi il decreto sarebbe stato scritto dicendo: entro un anno noi ci vediamo, e se già dai primi mesi noi monitorizziamo, abbiamo parlato della spesa, no? Vediamo che la spesa sta iniziando a sfondare o a muoversi in maniera assurda nel territorio nei primi tre mesi, chiamiamo e diciamo: non sarà l'effetto dell'accordo sulla remunerazione nuova, fermi, corriamo ai ripari. Il Ministero dell'Economia è immediatamente informato, il Ministero delle, questa remunerazione va bene farla, diversa, ma questa non sta funzionando. Se portava dei risparmi, certamente lì c'era inclusa la farmacia dei servizi, perché c'era un delta, e un fisso e un delta, no? Non voglio farla polemizzare con le regioni, ma a suo parere sono mature le regioni su un discorso di questo genere? C'è l'impressione che quando vai a toccare il PHT, quando inizi a parlare di riforma della remunerazione, i governatori cominciano a dire: ma questa è materia su cui vorremmo che ognuno di noi trattasse per conto proprio. Sì, il titolo quinto dà un pieno diritto di fare questo. Penso, ci sono delle regioni che sono molto mature e ci sono delle regioni che sono delle guide, assolutamente, per tutti, perché hanno l'esperienza nel territorio, ed è quello che noi abbiamo sempre detto è veramente un grandissimo valore, perché il valore poi del punto contatto tra il medico o il farmacista e il paziente nei singoli territori. Quindi il percorso terapeutico dei farmaci è assolutamente di pertinenza delle regioni. La regione sa qual è il centro ospedaliero o la farmacia dove i servizi possono avvenire. La regione sa, e la regione, se finanzia una parte di questo percorso, deve poter dire questo piuttosto che quest'altro. Su PHT d'accordo, sì. Sulla remunerazione delle farmacie? Ecco, questo è il punto. Su tutto deve poter dire il suo, perché deve dire: io scelgo di remunerare delle farmacie che mi danno un servizio sul territorio che mi scarica altri servizi che magari mi costavano di più, perché ancora una volta tutti dicono: questa si farà economia, se farai così risparmierai qui, qui e qui, ma deve essere misurabile anche questo. E le dico una cosa su cui io non, in realtà non polemizzo sulle regioni su questa cosa, ma vorrei, se posso dire, vedere di più che le regioni brave guida sollevino il livello delle altre con uno sforzo che ci vuole, perché ci vuole, dobbiamo ammettere che ci vuole, che non piuttosto uno dire: vabbè, noi facciamo così e per noi quadra e gli altri non ci riescono, non fa niente, oppure in una sorta di limbo abbassare un po' il livello di tutti per sfavorire quelli che poi non accontenta nessuno, se ci pensate questo, perché sfavorisce quelli che stanno andando bene, costringe quelli che stanno andando male ad adeguarsi a un livello che ancora non hanno raggiunto, che non invece fare veramente delle macro regioni che guidano. E penso per esempio ai progetti di farmacovigilanza. I progetti di farmacovigilanza che funzionano sono quelli, a noi pare, che funzionano a livello macro regionale. Quelli che ancora non riescono a farli imparano da quelle che trascinano. Cambiamo tema, revisione del prontuario. Da quello che ho letto, in sostanza ci sarà una revisione molto snella, poi più avanti, verso l'autunno inoltrato, invece qualcosa di più. Allora, noi abbiamo, devo dire, su questo ne approfitto per ringraziare di cuore sia i comitati consultivi che tutti i professionisti che ci hanno aiutato, perché questo era 20 anni che non veniva fatto, e noi abbiamo lavorato molto. L'opera è stato riconosciuto dalle commissioni, l'opera è stata un'opera importante di revisione ragionata, e quindi si è conclusa come la legge ci aveva chiesto entro il 30 giugno, anzi in realtà un po' prima, il 20 giugno abbiamo fatto la commissione tecnica scientifica speciale dedicata all'acquisizione di tutto il materiale dopo lunghe discussioni. Su questo, i principi che sono stati elencati sono quelli dell'obsolescenza della molecola per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche,
il secondo l'obsolescenza per parte delle indicazioni terapeutiche, la terza quando non c'è, non è stato definito precisamente un rischio-beneficio in cui noi abbiamo bisogno di acquisire maggiori informazioni. Nonostante questa diciamo quasi immediatezza della decisione, abbiamo scelto appunto in accordo con quello che dicevo prima, cioè con la politica della concertazione di tutta la filiera, di chiamare i cosiddetti interessati dei diritti finanziari diretti nel contraddittorio, cioè la farmindustria, Sogenerici, la Sobiotech. Questo contraddittorio è in corso, quindi ecco il motivo per cui non... quindi in accordo, anche gli smaltimenti, insomma, non si vuole le sostituzioni, i pazienti, ok? Poi ci sarà nel primo autunno una conferenza allargata ai portatori di interessi, quindi i pazienti, l'associazione dei pazienti, gli industriali, i ministeri, i prescrittori, i farmacisti, le regioni naturalmente, in cui presentiamo le modalità e le classi terapeutiche nella loro revisione. E da lì iniziamo un percorso che non vogliamo, in altri termini, revisionare in 20 giorni un prontuario dopo 20 anni, perché se ci mettiamo i mesi che sono necessari, arriviamo tutti quanti a... ci sarà sempre qualcuno scontento, me lo immagino, così questo rimane nella telecamera, nella intervista, e così andiamo. Ci sarà sempre qualcuno scontento, ma magari se arriviamo a qualcosa che razionalizza questo prontuario, che lo rende più moderno, più efficiente, che ci favorisce anche nelle informatizzazioni, perché chiaramente questo è quello che poi dobbiamo restituire ai cittadini, cioè un po' di semplicità. La semplicità della pubblica amministrazione sta anche nelle cose che devi avere la certezza che stai prendendo, perché hanno un'efficacia, hanno un profilo di rischio favorevole, insomma, ed è un pochettino più moderno.